Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Stefano Zandri, in arte Denarro, nato il 4 giugno 1962 a Nova Milanese, MB, è figlio di un architetto e di una sarta di alta moda. A seguito della morte prematura del padre, cresce con la madre, il fratello e la sorella. All'età di 7 anni impara a suonare il pianoforte e la chitarra. Denarro è stato scartato da Amadeus nell'ultimo festival di Sanremo. Il cantante ha dichiarato di aver inviato dei pezzi, ma che non è stato minimamente calcolato, perché non ha gli agganci giusti. Ora, dopo questo rifiuto da una persona che, quando Arrow era agli apici della sua carriera, muoveva i primi passi nel mondo della musica, ha preso un'importante decisione. Si ritira dalla musica e vuole diventare un talent scout. Non mancano le parole contro Amadeus, reo di non aver voluto dare il giusto contributo al re della disco degli anni 80 e di favorire soltanto chi ha contatti politici o con major importanti, secondo il cantante. In aggiunta, Amadeus è seguito da Lucio Presta, uno dei più importanti e influenti manager del mondo dello spettacolo, e quindi, secondo Arrow, è difficile riemergere in questo ambiente. Inoltre, ha detto di non voler fare più nessun reality e di non voler essere più accostato al reality L'Isola dei Famosi. Sono molti i programmi che gli hanno proposto una partecipazione, ma lui ha sempre rifiutato, soprattutto perché non vuole essere considerato un personaggio di gossip. Arrow, al contrario, vuole essere ricordato per i suoi successi in ambito musicale e, visto che il suo talento non viene più riconosciuto, ha deciso di ritirarsi dalle scene. Aveva pensato ad un luogo simbolo, come il Teatro Ariston di Sanremo, per annunciare l'addio, ma non gli è stato possibile.